Ciao. Margherita o marinara? Pure è meglio la versione bianca, boh, o prendo quella integrale? Scopri le calorie della pizza e tutto quello che devi sapere che ancora non sai. Le calorie di una pizza sono uno degli argomenti più discussi di tutte le diete. Se è vero che tutte le diete che fanno dimagrire vietano di mangiare la pizza, è altrettanto vero che le calorie di una pizza possono variare da una all'altra. Allora, qual è la pizza che non fa ingrassare e quella che non fa gonfiare la pancia? Esiste una risposta? Oppure dobbiamo rassegnarci a non mangiare la pizza? La questione su quante calorie ha una pizza va guardata da diversi punti di vista. È lampante che le calorie di una pizza margherita sono diverse da una pizza ai quattro formaggi, come anche una pizza con la mozzarella di bufala è diversa da una capricciosa. Anche il peso della pizza, ma non contano solo gli ingredienti, visto che anche il peso della pizza in sé ha la sua importanza. Quindi la pizza fa ingrassare? È necessario? Madonna! È necessario? È necessario fare chiarezza intanto sulle calorie di una pizza e su quale pizza mangiare se sei a dieta. No. Allora, quante calorie ha una pizza? Secondo l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, 100 grammi di pizza margherita, cioè pomodoro e mozzarella, forniscono in media 270 calorie. La semplice pizza rossa, senza mozzarella, tipo marinara, ha invece 243 calorie. La pizza bianca, senza pomodoro, con più mozzarella, fornisce invece 302 calorie per etto. Mentre una pizza ai quattro formaggi, una delle più caloriche, può arrivare fino a 350 calorie. Detto questo, è sufficiente l'aggiunta di un cucchiaio d'olio d'oliva o l'impiego di una mozzarella più ricca di grassi, tipo la mozzarella di bufala, per aumentare di oltre 100 calorie l'apporto complessivo di una pizza. Ad ogni modo, considerando che una pizza margherita pesa circa 300 grammi, il suo apporto calorico è di circa 700 calorie. A questo valore andranno poi sommate le calorie delle aggiunte. Allora, quale pizza mangiare se sei a dieta? Non mangiarla proprio. Io vi consiglio di mangiare una pizza marinara oppure una focaccia con rucola e pomodorini. Hanno poche calorie e soprattutto hanno poche calorie e soprattutto un ridotto apporto di grassi. Evitate quindi le pizze con la mozzarella e fate attenzione all'olio che mangiate, che spesso abbonda soprattutto nelle focacce. La pizza con la farina integrale più dietetica? No. Contiene le stesse calorie di una pizza fatta con la farina normale. Quale pizza mangiare per non sentire la pancia gonfia? Tuttavia, per evitare questo effetto, chiedi sempre una pizza ben cotta. Più l'impasto sta in forno, più la pizza sarà digeribile. Un'altra option può essere di ordinare quella pizza con il lievito madre. È naturale e fa crescere la pasta più lentamente, quindi risulterà più digeribile. Pizza. Io non mangio pizza. Madonna santa.